Mister, è arrivata la prima sconfitta interna stagionale, primo tempo bello, giocato alla pari, cos'è successo nella ripresa? La partita è stata sbloccata da un episodio su una palla ferma dove non siamo stati bravissimi, anche nel primo tempo devo dire su un paio di situazioni da corner il Kobà ci ha messo in difficoltà e nell'occasione del primo tempo, subito all'inizio del primo tempo, abbiamo perso una palla banale in mano al portiere, non siamo riusciti a gestire quella palla, su quella palla uscita è nato il corner, abbiamo commesso un'ingenuità e poi lì chiaramente una squadra esperta di grande qualità come il Kobà, lì la partita si è sbilanciata a loro favore e loro devo dire sono stati bravi ad approfittare della situazione che si è creata di punteggio e anche tattica, perché noi abbiamo dovuto forzare un po' la pressione e su un paio di ingenuità che noi non dobbiamo commettere abbiamo preso il secondo e il terzo gol e lì la partita si è fortemente indirizzata, però devo dire secondo me la mia squadra al netto di questi due o tre episodi che chiaramente paghi perché incontri una squadra molto forte, secondo me ha fatto una buona partita. Dobbiamo rialzarci e fare i complimenti all'avversario che secondo me oggi alla fine ha meritato di vincere e pensare alla prossima. Dal punto di vista pratico si compromette la situazione legata alla qualificazione in Coppa Italia, però tra due sabati c'è la possibilità, sportivamente parlando, di vendicarsi, perché il 6 marzo si va in terra marchigiana, è lì che probabilmente si capirà realmente cosa potrà succedere in questo girone. Sì, ma noi sapevamo che questa di oggi era una partita importante, ma non è assolutamente una partita decisiva ai fini del campionato. Certamente una partita che probabilmente sarà decisiva ai fini della qualificazione in Coppa. Ci dispiace, però devo dire quando l'avversario merita, noi dobbiamo riconoscere il valore degli avversari. Oggi loro sono stati forse anche un pizzico fortunati sugli episodi, perché se nel primo tempo magari quelle due traverse riusciamo a fare gol, magari il quadro si ribalta. Però devo dire, ripeto, loro hanno meritato, dobbiamo essere sereni, tranquilli. Ci dispiace per il discorso Coppa, eravamo lì, ci tenevamo a poter partecipare, però voglio dire... ce ne faremo una ragione, come si dice, come dici tu, c'è il campionato da giocare, nulla è compromesso, dobbiamo serenamente ripartire, analizzare i nostri errori e pensare alla partita di sabato. Poi tra 15 giorni torneremo nel campo del Kobà a fare un'altra bellissima partita contro una squadra forte. Presidente, come sempre hai visto dal campo la partita, una partita molto equilibrata nel primo tempo. Poi l'1-2 nella ripresa ha sconvolto i piani, la squadra è sembrata anche non essere capace di reagire dal punto di vista psicologico. Sì, abbiamo avuto un contraccolpo, però bisogna fare i complimenti ai ragazzi per come finora hanno giocato, anche oggi hanno dimostrato di essere all'altezza di una grandissima squadra, hanno giocato fino all'estremo delle loro forze, per cui io dico che dobbiamo ritrovarci subito, dobbiamo continuare ricordandoci sempre che siamo la capolista e che lotteremo fino alla fine per vincere questo campionato difficilissimo. Probabilmente in settimana, in vista della partita con l'Atenax, bisogna lavorare soprattutto sull'aspetto psicologico. La squadra dopo il 4-0 sembrava davvero spenta, ovviamente inevitabilmente bisogna lavorare su questo fattore. Ma sì, bisognerà ritrovare subito le energie e bisognerà ripartire, però va bene così, siamo pronti, il campionato non finisce oggi, ci sono altre partite, anche il Kobà dovrà fare altre partite, per cui questa è soltanto una battuta d'arresto da cui ci riprenderemo subito. Sono convinto che i ragazzi sapranno reagire e dimostrare che sono all'altezza della situazione e del ruolo che occupano. Ricordo, siamo ancora la capolista, per cui rimaniamo fermi nelle nostre convinzioni. I dettagli spesso fanno la differenza. C'è stata anche un po' di sfortuna, quel palo e quella traversa nel primo tempo potevano cambiare le sorti del match. Se parlate di episodi poi non devo non parlare degli arbitri, perché su San Paolo ci sono stati 3-4 falli, noi abbiamo fatto 9 falli con 3 ammoniti, loro ne hanno fatti 14-15, un ammonito. Se parliamo di episodi sicuramente ci sono stati sfavorevoli, però il Kobà non ha bisogno dei favori arbitrali, perché anche su questo ci sono stati gli episodi a noi sfavorevoli, però pazienza, va bene così.